Assessore Foroni, anche oggi la regione è venuta direttamente in aeroporto ad accogliere altri 5 piccoli bimbi. Sì, siamo venuti per dimostrare l'importanza di questi gesti, di queste situazioni. Naturalmente poi questi piccoli saranno curati presso le strutture ospedaliere regionali della sanità regionale, così come c'è stata anche l'organizzazione da parte di Areu per quanto riguarda i trasporti. Quindi un impegno della regione insieme alle reti solidaristiche importanti. Un particolare ringraziamento all'associazione Sole Terre che permette con i suoi collegamenti questo tipo di operazioni importanti per la salvaguardia di quei piccoli che in una situazione di guerra sono ancora più indifesi degli altri a causa delle loro condizioni sanitarie. La macchina dei soccorsi non si è mai fermata, oggi accogliamo dei bambini come già giovedì, ma anche la Protezione Civile continua a dare una mano e a mettersi a disposizione per portare materiale alimentare, sanitario, tutto quello che c'è bisogno. Protezione Civile di Regione Lombardia, così come la Protezione Civile Nazionale, naturalmente sta facendo e farà tutto quello che ci verrà richiesto per questo tipo di situazioni. L'importante in questo momento è essere immediatamente pronti, immediatamente reattivi per tutto quello che ci viene chiesto, cioè per il trasporto di medicinali negli hub indicati dal Dipartimento Nazionale, così come per il trasporto di cibo. E un domani per tutte le attività che dovessero essere necessarie, penso eventualmente alla predisposizione di centri ricettivi qualora dovessero arrivare un alto numero di profughi. Il nostro importante è che in questo momento noi dobbiamo essere pronti, reattivi e avere una programmazione chiara di quello che potrebbe succedere in modo che per ogni necessità e in ogni evidenza siamo immediatamente pronti ad intervenire. Dottor Rizzi, lei è andato in Polonia a prendere altri 5 bambini, ha fatto il viaggio con loro. Come ha trovato questi piccoli? Ma tutti e 5 i pazienti stanno bene, possono deambulare da soli e già abbiamo fatto da un paio di giorni tutto il triage per riferirli. 3 all'Istituto dei Tumori di Milano e 2 andranno a Brescia. Per cui insomma stiamo lavorando molto bene, ce ne sono altri di pazienti, andremo avanti perché è molto importante dare la priorità ai pazienti che hanno bisogno di un ospedale. Gli ospedali polacchi sono pieni, in questo momento non hanno più spazi e quindi è fondamentale la disponibilità data dagli ospedali regionali di Regione Lombardia e credo che tra poco inizieremo a lavorare anche con gli ospedali nazionali. È molto importante coordinarsi, quindi noi stiamo offrendo questa possibilità, se anche altri ospedali volessero utilizzare questo canale, stiamo vedendo che sta funzionando bene, quindi lo mettiamo a disposizione anche di altri enti, associazioni ed altro che vogliono ospitare bambini. Il presidente Fontana avrebbe voluto essere qua, come sa, per motivi. Sì. Non può esserci, però l'ha chiamata subito. Cosa le ha detto? Siamo in stretto contatto, stiamo lavorando molto bene con Regione Lombardia, Areu, con Cross, la Protezione Civile. Davvero si sta creando un gruppo di persone per cui non c'è più Sole Terre, Regione, Areu, ma siamo un unico gruppo che ha solo in mente una cosa, che è il bene dei bambini. Per cui così si lavora guardando l'obiettivo e un po' anche dimenticandosi le bandiere. Credo sia una cosa molto bella, perché prima di essere, come dire, presidenti, psicologi, siamo esseri umani e quindi quando si può fare qualcosa per gli altri va fatta prima ancora che pensare troppo al resto.